mentre sono venute a trovarci proprio le azzurre della nazionale di ritmica. Allora, io cedo proprio il microfono a Manuela Maccarani, che ci ripresenta le azzurre, protagonista di questa splendida esibizione, e intanto prego proprio Francesca Portinari di riproporre quanto è un'innovazione assoluta nel campo della ritmica con i nastri e le funi, e rivediamo proprio l'esercizio che ha convinto la giuria internazionale nel prossimo quadriennio, certo se nessuno si incastra con funi e con nastri, a portare a Londra funi e nastri, che è un qualche cosa di particolare. Manuela Maccarani, perché? Nel prossimo quadriennio cambieranno gli esercizi, e l'esercizio, diciamo, dove sono abbinati due attrezzi sarà appunto con tre nastri e due funi. E dal nostro, così, la nostra esibizione al Gran Galà di Baku abbiamo dato questa idea, qualche giudice, qualche grande capo l'ha notato, e così viene riproposta proprio come una proposta tecnica che sarà sicuramente innovativa, interessante, ma anche molto molto difficoltosa. Allora, intanto presentaci sì, le tue ragazze, mentre ecco qui vediamo proprio il momento della prima esibizione che prevede nastro e funi, ma presentacele. Allora, abbiamo Marinella Falca di Giovinazzo, Fabrizia D'Ottavio di Chieti, Angelica Savrayuk di Arezzo, Daniela Masseroni di Bergamo, Elisa Blanchi di Belletri ed Elisa Santoni, il nostro capitano, di Roma. Hai citato Marinella Falchi e Fabrizio D'Ottavio, quasi un caso visto che hanno intenzione di lasciare la nazionale, non c'è da fare nulla per convincerle, Emanuela. Questo formidabile sestetto in realtà oggi è l'ultima volta che insieme scende sulla pedana. E Fabrizio e Marinella hanno preso questa decisione, sicuramente sofferta, però del tutto rispetto. Le ragazze l'hanno maturato ovviamente questa decisione dopo lunghe riflessioni, ma anche sicuramente dovute soprattutto a una scelta, secondo me, di anzianità tra virgolette. Hanno lavorato tanto e hanno capito che questo è il momento di smettere, di lasciare. Allora, microfono per un attimo a Marinella Falca e Fabrizio D'Ottavio, che ci spiegano perché lasciare proprio adesso che costituite un gruppo meraviglioso, nonostante la delusione, ma non per causa vostra, subita a Pechino. Beh, sicuramente io volevo dire che non è a causa del risultato avuto a Pechino che ho deciso di smettere, ma è una decisione che avevo già in testa prima, e poi in questi mesi ci ho pensato tanto, perché è stato difficile anche per me, perché è un gruppo bellissimo, come hai detto te, e infatti mi dispiacerà tanto stare lontana da loro, però farò di tutto per starle vicino e continuare a rimanere in questo mondo. Fabrizia. Anch'io come Marinella, ugualmente una decisione che non ho preso subito dopo Pechino. E, diciamo che è una decisione sulla quale riflettevo già da parecchio tempo. Sicuramente non è facile, ci sono già passata una volta, so che passerò momenti duri, però ho riflettuto tanto, ho valutato diverse cose e questa volta mi sembra, insomma, periodo più giusto rispetto a quando smisi nel 2005. E spero di comunque di riuscire a costruire qualcosa di bello per il futuro, di poter essere aiuto alla squadra e alla ritmica in generale. Comunque anch'io sarò sempre vicino. E sentiamo anche invece chi va avanti e continua la scommessa, Angelica Savrayuk. Sì, io ho deciso, comunque sono la più giovane della squadra, quindi è stato neanche una decisione, era una cosa ovvia che continuavo. Spero di continuare fino a Londra e prendere una medaglia che non abbiamo preso a Pechino 2008. Daniela. Beh, comunque, anche se due di noi cambieranno, diciamo che è come se rimanessero, perché tutto il lavoro che è stato fatto tutti insieme, e speriamo comunque noi più grandi di poter trasmettere le nostre esperienze alle più giovani, in modo che la squadra italiana continui anche in futuro ad andare avanti così come è ora. Sì, sicuramente questa squadra è stata una squadra grandissima che porteremo sempre nel nostro cuore, quindi sarà difficile andare avanti, ma riusciremo sicuramente a portare grandi risultati, perché con il nostro impegno riusciremo a trasmettere qualcosa di bello a tutte le persone che ci vogliono bene. La capitana Elisa Santoni. Oggi è stato molto emozionante fare l'ultima esibizione con loro,
perché comunque questo è un gruppo speciale. Noi comunque siamo felici che continuino a rimanere nell'ambito della ginnastica in questo mondo e cercheremo di trasformare l'amarezza di Pechino in grinta anche per loro e andremo avanti con ancora più determinazione. C'è Yuri Checchi che vuole dire qualcosa anche a questo Wunder Team, a questo, questa squadra meravigliosa completata anche a livello tecnico da Eva D'Amore, Nathalie Van Kauwenberger e Valentina Rovetta. No, volevo solamente farvi ancora i complimenti, è stato emozionante rivedervi insieme, ho capito, immaginavo per l'ultima volta, e quindi solo un grazie da parte di un vostro grande tifoso e in bocca al lupo per quello che farete per il futuro, soprattutto a Fabrizio e a Marinella. Grazie davvero di cuore, è stata bella rivedervi. La domanda tecnica non gliela voglio fare, sono a Manuela Maccarani. Magari Manuela Maccarani, domanda tecnica, il risultato di Pechino ti soddisfa? Non ne vogliamo parlare, no, solamente i complimenti per un gruppo davvero meraviglioso. Allora, si cambia chiaramente con coreografie e musiche, sappiamo che sei gelosissima delle musiche e delle nuove coreografie, però che cosa ci puoi anticipare? Si toglie il gladiatore, si tolgono anche le altre musiche? Ovviamente cambia completamente il programma perché la Federazione Internazionale fa delle nuove proposte che ci porteranno fino a Londra. Gli esercizi li stiamo ultimando, manca uno, è completamente terminato, l'esercizio con i nastri e le funi, l'esercizio con i cerchi, mancano proprio 20 secondi, quindi anche questo è quasi terminato. Posso dire solo che sono molto diversi tra di loro, sono due generi sia musicali che ovviamente noi rispecchiando perfettamente quello che è il discorso musicale, il ritmo, sono quindi anche differenti nella dinamicità e nel carattere. Scusa se ti interrompo, ma io vedo un po' di commozione in quest'ala della nazionale, che succede? Sicuramente è un dispiacere che queste due compagne ci lasciano, perché comunque sono 7 anni che lavoriamo insieme, quindi sarà difficile stargli lontano. Beh, anche una cosa bella, perché vuol dire che comunque, nonostante le nostre strade si comincino a dividere, continuerà comunque ad esserci questo bellissimo rapporto. Daniela. Ma tanto loro tornano sempre a trovarci, quindi non se ne vanno. L'unica che ride è Fabrizio ad Ottavio, non so se... Contenta, perché sa che potrà mangiare, uscire, fare un po' di cose, quindi... No. Va bene. Ragazze, complimenti. Le andremo a disturbare più spesso di quello che penso. Allora, grazie per quanto avete fatto e farete. Torniamo alla gara perché c'è Alberto Busnari alla sbarra. Grazie, complimenti. Ci vediamo dopo per l'altro esercizio.